Come ogni anno per l'inizio della Reading Rush. Se mi conoscete già da un po' di tempo, saprete che io inizio sempre allo scattare della mezzanotte e ieri, o meglio stamattina, comunque a mezzanotte, ho iniziato a leggere La voce delle stelle, il romanzo tratto dal film di Makoto Shinkai. Io avevo già letto il fumetto, il manga, tratto appunto sempre dal film d'animazione che non ho mai visto, e il manga mi aveva lasciato insoddisfatta. Vedremo come andrà con questo libro, per adesso non mi sta dicendo nulla di che, però sono soltanto alle prime 30-40 pagine. Ho finito di leggere La voce delle stelle e sono molto perplessa perché mi ricordavo qualcosa di diverso dal manga. A parte questo, riconosco alcune tematiche a cui tiene particolarmente Shinkai. Si vede che è comunque la sua prima opera, se non sbaglio sì. La voce delle stelle era un cortometraggio di 20, cioè è un cortometraggio di 25 minuti ed è stato il suo debutto. Poi, come si chiama? Wakuoba ha scritto il romanzo tratto appunto dal cortometraggio. Io quest'ultima opera non l'ho mai vista, leggendo però le parole dell'autore alla fine del libro ci sono delle immagini molto evocative che secondo me l'autore non è riuscito a trasmettere nell'opera scritta. Non so se abbiate mai guardato meno qualcosa di Makoto Shinkai, nel caso recuperate perché vale la pena, è veramente uno spettacolo per gli occhi. Ha uno stile secondo me molto particolare, unico, c'è un motivo secondo me se le sue opere, visivamente parlando, hanno un certo impatto, quindi forse ho risentito di questa cosa nell'opera scritta e in generale, non lo so, per me manca qualche cosa. Non lo sapevo, l'ho scoperto in questo istante che ho aperto Instagram, ma stanno facendo una live per leggere tutti assieme sul profilo di Reading Rush. Quindi praticamente loro tengono il telefono lì e si legge tutti assieme, ci si rivede fra 10 minuti, quindi adesso io ho finito il libro, vado a prendermi un fumetto e leggiamo insieme. Che figata comunque questa cosa, sono troppo contenta. Inizio a leggere questo fumetto che mi è arrivato da Bao e... nel caso non dovessi riuscire a leggere anche The Promised Neverland, in italiano qua sotto il Festival delle Lanterne, lo tengo buono per comunque il fumetto che inizia con l'articolo. Se no anche La voce delle stelle inizia con un articolo, quindi è una cosa facile quella. Veloce aggiornamento, lunedì alla fine, oltre ad aver letto La voce delle stelle, che non mi ha fatto impazzire secondo me perché non riesce ad essere così evocativo come le opere visive di Makoto Shinkai. Sempre lunedì ho letto Bonno Kuni, ovvero il Festival delle Lanterne, una storia veramente molto molto carina riguardo alla perdita. Gira tutto attorno a questa sorta di festività tradizionale giapponese per cui in un determinato periodo tornano in visita gli spiriti di chi se n'è andato, non soltanto di persone ma ad esempio anche degli animali. La protagonista è una ragazzina in grado di vedere questi spiriti e un giorno durante il festival si imbatte in una persona un po' misteriosa. È una sorta di racconto di formazione, come vi dicevo, molto carino, a me piacciono le storie un po' più forti e profonde, soprattutto quando si toccano temi come la perdita, la morte, il dolore, eccetera. Questo rimane veramente molto molto delicato, molto rispettoso e per certi versi anche molto carino e buffo, grazie anche al tratto del manga. Ho iniziato ieri Morte di un giovane di belle speranze, sto aspettando che arrivi sera per accendere il ferro da stiro perché fa veramente troppo caldo e quindi puoi rimuovere l'etichetta, cioè ci passo sopra. Ci metto un foglio e poi sopra il ferro da stiro alla minima potenza, così poi si stacca molto facilmente l'adesivo. Comunque per adesso sono a pagina
76. Carino, i personaggi sono gli stessi del precedente capitolo di questa serie, ovvero l'assassinio di Florence Nightingale Shore, appena morta una persona. Quindi si tratta anche in questo caso di un giallo, però è più romanzo storico o familiare, secondo me. Non so, non è che mi facciano impazzire i personaggi, però le ambientazioni sono carine. E sempre ieri ho letto e terminato La processione funebre di K. Un manga interessantissimo. Io sono rimasta veramente travolta da questa storia, perché banalmente inizia in maniera molto buffa. C'è questo condominio in cui vivono delle persone molto bizzarre, ognuna è caratterizzata da una mania, una fissa, una particolarità, e un giorno arriva un nuovo inquilino che prende il posto di uno passato che è morto in circostanze molto sospette, tant'è che non è mai stato ritrovato il corpo, e quindi si indaga un po' sulla sua scomparsa. Ma questo è, diciamo, il pretesto per srotolare tante vicende personali, tanti problemi, i pregiudizi della società, tutti quei segreti che appunto ci si tiene dentro perché si ha paura di non essere accettati, compresi dagli altri. È molto molto complesso e interessante. Il tratto poi è quello che ha portato poi probabilmente al successo a Yazawa con, che so, ad esempio Nana. Molto particolare, molto underground. Stile di narrazione che veramente mi ha incantata. Poi è tutto bianco e nero e a sprazzi c'è questo rosso. Brividi. Oltre ad andare avanti con Morte di un giovane di belle speranze, ho intenzione di leggere un po' anche di Poirot e ho tirato fuori un altro manga da leggere, La taverna di mezzanotte. Io ho visto infatti la serie Netflix che hanno tratto da questa serie manga e me ne sono perdutamente innamorata, quindi non vedevo l'ora che arrivasse in Italia il manga. Questo primo volume racchiude in realtà i primi due volumi giapponesi. E niente, sono troppo curiosa. La storia si basa essenzialmente su una locanda che apre da mezzanotte alle 7 del mattino. Un orario che può sembrare bizzarro, ma in una città come Tokyo tantissima gente vive la notte e si intrecciano appunto le storie di tutte queste persone attorno alla tavola, diciamo così, della locanda. Thank you.
Siamo ormai a lunedì, quindi è terminata la reading rush. Io negli ultimi giorni non ho vloggato praticamente nulla, sabato non ho letto nemmeno una pagina. Diciamo che è fallita sotto molti punti di vista questa maratona di letture. Io sono anche molto avvilita, direi, un po' delusa dall'organizzazione in sé, perché negli ultimi giorni non sono stata per niente online, quindi ho letto soltanto oggi alcune osservazioni che anche io nel mio piccolo avevo fatto, ma magari non ci avevo riflettuto molto, su alcune cose avevo lasciato passare. Però di questo magari parleremo alla fine del video. Vediamo che cosa sono riuscita a terminare di leggere. Vi dico già che non ho completato tutte le challenge e non ho letto nemmeno tutto quello che mi ero prefissata. Comunque, ho finito di leggere il libro di Agatha Christie che valeva per la challenge Leggi un libro da cui è stato tratto un film che hai già visto. Io ovviamente ho visto e mi ricordavo infatti abbastanza bene il film che ne hanno tratto. Il titolo, non mi ricordo se l'ho detto, è Poirot non sbaglia. Comunque l'ho letto anche per la mia personale challenge di lettura su Agatha Christie. Se siete curiosi vi lascio il video nelle schede qua sotto in descrizione. Comunque, tornando a noi, mi è piaciuto molto. All'inizio andavo un po' a rilento proprio perché mi ricordavo vividamente alcune parti del film, però non mi ricordavo la conclusione, il responsabile e alcuni avvenimenti, diciamo. Quindi quando poi siamo entrati un po' più nel vivo dell'indagine mi sono molto appassionata e l'ho praticamente terminato in un giorno. Molto molto bello. Se vi piace comunque il personaggio di Poirot e avete già letto magari alcuni grandi classici dell'autrice, Poirot non sbaglia, io ve lo consiglio. Ho terminato poi la lettura anche di Morte di un giovane di belle speranze di Jessica Fellows, il secondo libro nella serie Mitford. Questo in parte l'ho letto, in parte l'ho ascoltato come audiolibro. Questo mi ha facilitato moltissimo la lettura, perché io inizialmente mi ero avvicinata a questa serie pensando a una serie più crime, mystery. In realtà è quasi, non so come definirlo, è un ibrido in realtà, un po' romanzo familiare, un po' crime, un po' romanzo storico. Non sono super affascinata da questa serie, nonostante questo secondo libro forse mi sia piaciuto un po' di più rispetto al primo, non per quanto riguarda l'indagine in sé, quindi l'aspetto giallo del romanzo. Sapevo già che cosa aspettarmi visto il primo romanzo, quindi sono forse riuscita a godermi un po' di più la storia. Detto questo, non so se sia esattamente il genere o tipo di romanzo per me, perché è, come vi dicevo, un ibrido di generi che magari mi piacciono a piccole dosi, che insieme funzionano, per carità, però forse non riescono a coinvolgermi abbastanza. Forse un grande limite mio è che non riesco proprio a sopportare i personaggi. Non so, questione di gusti. Se mai uscirà anche l'audiolibro del terzo libro della serie che è già uscito, penso che comunque lo ascolterò, perché ascoltandolo riesco ad andare avanti anche nei punti in cui normalmente mi annoierei troppo e abbandonerei il libro. Questo era il libro da leggere con la copertina dello stesso colore della mia pietra natale, che appunto era lo smeraldo. Poi una lettura da fare completamente all'aperto, ho letto sul balcone il numero 13 di The Promised Neverland, che mi è piaciuto. Devo dire che in questi ultimi numeri ci sono dei momenti in cui mi trovo particolarmente presa, altri in cui sono un po' piatta, nel senso che ci sono talmente tanti sconvolgimenti, colpi di scena, che un po' mi sto abituando, devo dire. Però la serie comunque continua a piacermi. Per quanto riguarda le challenge, ho quindi letto tutti i titoli che mi ero prefissata, tranne La maledizione di Melmoth, che era il libro da leggere di un genere di cui vorresti leggere di più, per l'appunto. Non sono riuscita a leggerlo e non penso di aver letto nessun altro libro fumetto più o meno di questa categoria. Quello che ho letto è stato invece La taverna di mezzanotte di Yaro Abe. Non l'ho terminato perché è una raccolta di storie ambientate appunto in questa taverna che apre solo a mezzanotte e si mescola un po' la tradizione del cibo con le storie di vita quotidiana delle persone che appunto arrivano in questa locanda. Sono tanti piccoli episodi, io li sto leggendo un po' alla volta, sono circa a un terzo del fumetto e
nonostante fosse in corso la challenge di lettura, ho preferito non affogarmi e leggerlo tutto d'un fiato, perché con la serie che è stata tratta dal fumetto che trovate su Netflix, si chiama Midnight Diner, guardavo un episodio a sera e lo trovavo molto rilassante, proprio una rassicurazione. E la stessa cosa mi sta accadendo con il fumetto, quindi trovo più bello leggerlo un po' alla volta, gustarlo un po' alla volta, che divorarlo proprio per la challenge. Editando mi sono accorta che manca una delle clip finali in cui vi facevo vedere l'ultimo libro che ho letto e vi parlavo un po' del motivo per cui per me questa edizione è stata un po' deludente. Ho iniziato ma non terminato Il dolce domani di Banana Yoshimoto, il libro che è stato scelto per il CBU Book Club di luglio, quindi prestissimo arriverà anche la recensione qua sul canale. Ne parleremo bene anche sul gruppo Facebook. Io per adesso, come vi dicevo, l'ho iniziato, mi sta piacendo, affronta una delle tante tematiche che sono care a Banana Yoshimoto, ovvero la perdita, il dolore. In particolare la protagonista ha un brutto incidente in auto e il suo compagno che era con lei muore. Non lo avevo poi credo citato in questo video, ma il primo romanzo che ho letto, La voce delle stelle, l'ho letto per due challenge, ovvero il primo libro che hai toccato, l'ho scelto con voi nel video in cui sceglievo appunto la TBR, inoltre è il libro ambientato in un continente che non è il mio, perché infatti è ambientato in Giappone. Per quanto riguarda l'iniziativa in generale, la Reading Rush, come vi dicevo, io sono partita carichissima, ero molto contenta, questo entusiasmo è andato un po' a scemare, un po' per motivi personali, un po' perché non ho avuto modo di condividere questa esperienza con nessuno, un po' per cose insomma personali che sono accadute, tant'è che sabato appunto non ho letto nulla, e poi ciliegina sulla torta, sono rimasta delusa dall'organizzazione in sé. Sono successe un po' di cose che mi hanno fatto un po' pensare che mi hanno dispiaciuta. Innanzitutto, già con l'edizione che era stata organizzata per il lockdown, avevo iniziato a notare un po' di superficialità nella scelta delle challenge. Ad aprile era stata scelta come challenge, ad esempio, di nuovo di stare all'aperto o di uscire, qualcosa del genere, e di leggere un libro inerente alle pandemie o tipo sull'apocalisse, qualcosa di questo tipo. In seguito poi a diverse osservazioni della community sono state tolte, rimosse queste challenge e cambiate, e quindi mi aspettavo che da quell'esperienza lì avessero imparato e fatto, tra virgolette, meglio per l'edizione estiva. In realtà di nuovo è stata aggiunta come consegna di leggere all'aperto, e nel momento in cui ci si trova in una pandemia mondiale non è proprio la scelta più saggia. Ci sono tantissime altre challenge che potevano benissimo essere inserite, quindi non lo so, l'ho trovata un po', cioè mi è dispiaciuta come cosa. Io devo dire che tendo a giustificare alcune cose, perché mi dico, cavolo, il fine comunque di questa iniziativa è una cosa bella, positiva, leggere, divertirsi, condividere la lettura, quindi siamo tutti umani, ci sta a sbagliare, è dagli errori che si impara e si può fare meglio, quindi tra virgolette ho sempre giustificato questi scivoloni, questi inciampi, proprio perché il fine comunque era positivo, e immagino che non sia per niente facile comunque organizzare una cosa così grande, perché comunque partecipano persone da tutto il mondo. Però ho notato appunto in diverse occasioni un po' di superficialità, e la cosa che mi è dispiaciuta di più è che quest'anno avevano scelto un libro da leggere tutti assieme, io poi ho deciso di non partecipare perché già avevo tante cose da leggere, non volevo acquistare o comunque prendere in prestito appositamente un altro libro quando ho tante cose da leggere qua a casa. Avevano scelto comunque un libro da leggere tutti assieme di un'autrice afroamericana che tratta, da quello che ho capito io, dei temi importanti come appunto la discriminazione, il razzismo, la difficoltà di certe persone di inserirsi nella società proprio per queste discriminazioni che ci sono, eccetera, eccetera. Era quindi un libro molto importante per il periodo che stiamo vivendo, era secondo me proprio un simbolo.
E questo libro dalle creatrici della Reading Rush non è stato letto e durante la live discussione ne hanno scherzato su dicendo che appunto non lo avevano letto. Molte persone si sono sentite ferite, prese in giro, discriminate da questo atteggiamento, perché voglio dire, il loro book club hanno letto comunque in questa settimana dei libri e fumetti, perché non hanno dato priorità al libro che hanno scelto comunque, cioè che è stato scelto dalla community, ma comunque era per il loro book club, soprattutto per le tematiche affrontate, eccetera eccetera. Come vi dicevo, è più un simbolo secondo me, però è stata proprio la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso. Sono successe diverse cose anche con le challenge su Instagram. La cosa che più mi è dispiaciuta è la reazione, perché come vi dicevo tutti possiamo sbagliare, però dagli errori si dovrebbe imparare e bisognerebbe anche chiedere scuse. Le scuse che ho letto stamattina su Twitter non mi sono piaciute moltissimo, non ho trovato che dessero veramente voce alle criticità che ci sono state durante questa settimana. Ho visto che ne hanno discusso anche diversi colleghi booktuber, delle creatrici insomma della Reading Rush. Magari se mi ricordo vi lascio qualche discussione qua sotto in descrizione. Comunque sono delusa, perché come vi dicevo il fine è sicuramente molto positivo, una cosa molto bella, però tante cose potevano essere gestite in maniera diversa. Mi dispiace concludere il video con questa nota un po' più negativa, ma allo stesso tempo non mi sentivo a mio agio pubblicare questo video facendo finta di niente, senza far presente comunque come mi sono sentita io, come si sono sentite altre persone, le criticità, i problemi che ci sono stati, gli errori che potevano essere evitati o comunque le scuse che potevano essere date in maniera secondo me un po' più rispettosa, esaustiva, eccetera. Lo so che è un'iniziativa, la Reading Rush, che punta comunque a divertirsi, io l'ho sempre presa in maniera leggera, però capisco che alcune tematiche, alcune cose a lungo andare possano non essere leggere per alcune persone, e soprattutto è giusto che tutti si sentano comunque rispettati e rappresentati in qualcosa che riguarda tutti. E nulla, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se avete partecipato alla Reading Rush, mi raccomando, fatemi sapere com'è andata a voi. Io alla fine ho rispettato, diciamo, tutte le challenge tranne una, ma chi se ne frega. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!